15 maggio il lavoratori ATA sarebbero in sciopero, uno sciopero per il diritto della mobilità, per il diritto dei cittadini di poter usare il mezzo pubblico a discapito di quello privato. Uno sciopero contro l'amministrazione comunale del sindaco, io chiamo sempre sindaco Renzi perché Nardella non è altro che il suo pagliaccio, il suo burattino, che sta facendo delle politiche che sono contrarie primamente al trasporto pubblico. Non ci scordiamo che questa amministrazione comunale, quella precedente, è quella che ha venduto e ha privatizzato il trasporto pubblico a Firenze. Ci stanno chiedendo sacrifici in una città ormai cantierizzata, dai cantieri per la costruzione della seconda e terza linea tranviaria. Una linea tranviaria che, attenzione, non sarà un bene comune ma sarà un bene privato, in mano e gestita dai francesi di ATP, quindi una multinazionale che viene a speculare sul trasporto pubblico e sulla mobilità dei cittadini. Quello che vediamo in questi giorni, ma in questi mesi, è chiaro. La chiusura della stazione per questi lavori ha fatto sì che il trasporto ATAF, che il 70-80% delle linee passino all'interno della stazione, sia completamente bloccato. Ore e ore di ritardi. I pendolari, i lavoratori, i studenti, i disoccupati, utenti e cittadini che sono a aspettare alle fermate. Mentre dall'altra parte un'amministrazione comunale, che nel momento c'è stata la chiusura della stazione, invece di lanciare un appello per il servizio pubblico, ha fatto bene, ha visto bene il sindaco di farsi prendere la mattina presto all'interno della sua macchina con l'assessore accanto, facendo vedere con uno spot come una macchina, come un privato, farebbe veloce ad arrivare alla stazione, facendo delle statine, diciamo, dei passaggi obbligati, ma arriva velocemente alla stazione. Consideriamo che se questa è la sua politica, in quanto che un cittadino o un lavoratore, un qualsiasi persona, sceglie di lasciare la macchina a casa e prendere il servizio pubblico dall'Interland Fiorentina della Piana, oppure i lavoratori della Nuova Opinione che decidono di usare il mezzo pubblico o qualcosa privato, alla stazione non ci arrivano più, perché questi mezzi pubblici dai posti non arrivano alla stazione, arrivano o alla Leopolda o alla Fortezza, cioè a 300 o 400 metri dalla stazione, mentre un cittadino che decide di prendere la macchina a quel punto arriva tranquillamente in piazza stazione. Queste sono le politiche che stanno usando in questa città a bisogno del trasporto. Non si sta prendendo una politica chiara in cui si dice si fa gli appelli, lasciate la macchina a casa, ma poi si fa gli spot per usare le macchine. Contro questa politica, che contro praticamente il degrado e l'abbandono del trasporto pubblico, abbiamo lanciato questo sciopero, che è uno sciopero proprio politico contro l'amministrazione comunale, il 15 di maggio. Durante questo sciopero i lavoratori hanno lanciato un presidio sotto Palazzo Vecchio, durante il quale c'è il Consiglio Comunale, e a questo appello abbiamo lanciato un appello in cui invitiamo tutti i cittadini, lavoratori, lavoratrici, studenti, disoccupati, eccetera, cioè chi vuole veramente un servizio pubblico, a venire lì a protestare con noi contro questa amministrazione comunale.